mettiamo insieme una condizione di Parlamento di fatto privo della sua funzione normale e mettiamo insieme anche la disattenzione dell'attuale maggioranza che sostiene il governo rispetto a questo tema che riguarda appunto il finanziamento dei partiti, si comprende il senso di questa conferenza stampa, il senso di questa iniziativa. Italia dei Valori annuncia che procederà al deposito in Cassazione di un quesito referendario per procedere all'abrogazione della legge che prevede il finanziamento pubblico ai partiti, che di fatto prevede sostanzialmente il finanziamento per spese elettorali che non sono spese elettorali perché vengono diluite per 5 anni e corrisposte a prescindere dalla documentazione dell'effettiva spesa elettorale. È un finanziamento a fondo perduto senza alcun controllo. Questa iniziativa, che ovviamente è accompagnata dalla presentazione di un'analoga iniziativa legislativa di identico contenuto, perché capitasse mai che il Parlamento rinsavisce, siamo pronti evidentemente ad procedere all'approvazione di questa norma. Siccome pensiamo che non rinsavisca, allora riteniamo che sia opportuno procedere attraverso il referendum. Noi dobbiamo affrontare questo tema perché con quanto sta succedendo in Italia, a tutti i livelli, è evidente che vi è un sistema surrettizio di condizionamento della vita pubblica e questo avviene evidentemente con un finanziamento subdolo dell'attività dei partiti. È chiaro che ci vuole una legge vera, siccome nessuno la vuol fare, noi dobbiamo e possiamo farlo, inficiare un sistema che è evidentemente malato, che va ricostruito, ma dobbiamo buttarlo a terra. Per farlo abbiamo degli strumenti che ci dà la nostra Costituzione, che sono lo strumento referendario, e noi non ci sottraiamo e siamo convinti che gli italiani lo gradiranno e lo apprezzeranno, e siccome siamo in Parlamento è evidente non ci sottrarremo a stimolare i nostri colleghi e gli altri partiti con una proposta di legge di iniziativa popolare. Negli ultimi 10 anni i partiti italiani hanno ricevuto dallo Stato 2 miliardi di euro, 2 miliardi, e li hanno gestiti nella assoluta mancanza di qualsiasi obbligo di legalità. La legge stabilisce che non può essere depositata una richiesta di referendum nell'anno antecedente alle elezioni. In ogni caso esiste un'unica pronuncia della Cassazione che accolse la richiesta di referendum dei radicali 20 anni fa, che raccolsero le firme nei mesi antecedenti alle elezioni. Per cui o questa norma vale nel senso che non si possono raccogliere le firme nei 365 giorni antecedenti le elezioni e quindi noi le raccoglieremo nei prossimi mesi, oppure non si possono raccogliere nell'anno solare antecedente alle elezioni e in quel caso le raccoglieremo tra gennaio e marzo del 2013. In entrambi i casi, e voi sapete che Italia dei Valori quando decide di fare un referendum lo porta a termine, vi garantiamo che le firme saranno raccolte, nei prossimi giorni depositeremo il quesito in Cassazione, se ci diranno che le firme le possiamo raccogliere ora, le raccoglieremo ora, se ci diranno che le dobbiamo raccogliere a gennaio del 2013, le raccoglieremo a gennaio del 2013, in entrambi i casi nel 2014 si celebrerà il referendum. A questo punto la politica ha 2 anni davanti a sé per avere un sussulto di dignità e approvare una legge che riporti questo finanziamento a soglie di decenza e dia regole stringenti e non eludibili di legalità.